Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona festa. Oggi, solennità di tutti i santi, nel Vangelo Gesù proclama la carta d'identità del cristiano. E qual è la carta d'identità del cristiano? Le beatitudini. È una carta d'identità nostra e anche è la via alla santità. E Gesù ci mostra un cammino, il cammino dell'amore, che Lui stesso ha percorso per primo, facendosi uomo, e che per noi è da un tempo dono di Dio e anche Lui è la nostra risposta. Dono e risposta. È dono di Dio, perché come dice San Paolo, è Lui che santifica e per questo è prima di tutto il Signore che noi chiediamo di farci santi, di rendere il nostro cuore simile al suo. Con la sua grazia Lui ci guarisce. Ci libera da tutto ciò che impedisce di amare come Lui ci ama, così che in noi, come diceva il beato Carlo Acutis, ci sia sempre meno io per lasciare spazio a Dio. E questo ci porta al secondo punto, la nostra risposta. Il Padre dei Cieli, infatti, ci offre la sua santità, ma non ce la impone. La semina in noi, ce ne fa sentire il gusto e vedere la bellezza, ma poi aspetta la nostra risposta. Lascia a noi la libertà di seguire le sue buone ispirazioni, di lasciarsi coinvolgere dal suo progetto, di fare i nostri suoi sentimenti. E Lui ci ha insegnato al servizio degli altri con una carità, come sempre universale, aperta e rivolta a tutti, aperta e rivolta al mondo intero. Tutto questo lo vediamo nella vita dei santi, anche nel nostro tempo. Pensiamo ad esempio a San Massimiliano Kolbe, che ad Auschwitz chiese di prendere il posto di un padre di famiglia condannato a morte. O pensiamo a Santa Teresa di Calcutta, che spese la sua esistenza al servizio dei più poveri tra i poveri, o al vescovo Santo Oscar Romero, assassinato sull'altare per aver difeso i diritti degli ultimi contro i soprussi dei prepotenti. E così possiamo fare la lista di tanti santi. Tanti, quelli che veneriamo sugli altari e quelli altri, che a me piace chiamare i santi della porta accanto, questi di tutti i giorni, nascosti, che portano avanti la sua vita cristiana quotidiana. Fratelli e sorelle, quanta santità nascosta è nella Chiesa. Riconosciamo a tanti fratelli e sorelle plasmati delle beatitudini, poveri, miti, misericordiosi, affamati e assetati di giustizia, operatori di pace. Questi sono persone piene di Dio, incapaci di restare indifferenti ai bisogni del prossimo. Sono testimoni di cammini luminosi, possibili anche per noi. Domandiamoci adesso, io chiedo a Dio nella preghiera il dono di una vita santa? Mi lascio guidare dai buoni impulsi che il suo Spirito suscita in me e mi impegno in prima persona a praticare le beatitudini del Vangelo negli ambienti in cui vivo? Maria, Regina di tutti i santi, ci aiuti a fare nostra la vita
un cammino di santità. Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza al popolo del Chad, in particolare alle famiglie delle vittime del grave attentato terroristico di alcuni giorni fa, come pure a quanti sono stati colpiti dalle alluvioni. E a proposito di queste catastrofi ambientali, preghiamo per la popolazione della penisola iberica, specialmente della comunità valenciana, travolte dalla tempesta Dana, per i defunti e i loro cari, e per tutte le famiglie danneggiate. Il Signore sostenga chi soffre e chi porta soccorso. La nostra vicinanza al popolo di Valencia. Saluto con affetto tutti voi pellegrini di vari paesi, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni scolaresche, in particolare i fedeli provenienti da Rignac. E saluto i partecipanti alla Corsa dei Santi, organizzata dalla Fondazione Missione Don Bosco. Cari amici, anche quest'anno ci ricordate che la vita cristiana è una corsa, ma non come corre il mondo, no, è la corsa di un cuore che ama, e grazie del vostro sostegno alla costruzione di un centro sportivo in Ucraina. Preghiamo per la martoriata Ucraina. Preghiamo per la Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per le guerre. Fratelli e sorelle, la guerra sempre è una sconfitta, sempre. Ed è ignobile, perché è il trionfo della menzogna, della falsità. Si cerca il massimo interesse per sé e il massimo danno per l'avversario, calpestando vite umane, ambiente, infrastrutture, tutto e tutto mascherato di menzogne. E soffrono gli innocenti. Penso alle 153 donne e bambini massacrati giorni scorsi a Gaza. Domani sarà l'annuale commemorazione di tutti i fedeli defunti. Chi può in questi giorni va a pregare sulla tomba dei propri cari. Anche io domani andrò a celebrare la messa nel cimitero Laurentino di Roma. Non dimentichiamolo, l'Eucaristia è la più grande e la più efficace preghiera per le anime dei defunti. Auguro a tutti una bella festa in compagnia dei santi. Saluto tutti voi, saluto i ragazzi dell'Immacolata che sono bravi lì. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buona festa, buon pranzo e arrivederci.